Un commerciante di 36 anni si è suicidato ieri sera impiccandosi nella sua abitazione in Via Loria a Firenze a scoprire il cadavere della compagna. L'uomo, che non ha lasciato biglietti per spiegare il gesto, era titolare di un negozio vintage nel capoluogo toscano che negli ultimi tempi versava in difficoltà economiche. Non viene per questo escluso dagli investigatori che a indurre l'uomo al suicidio possono essere state anche le difficoltà finanziarie che stava affrontando. Pochi giorni fa, il 29 gennaio, un altro commerciante di 62 anni si era tolto la vita in provincia di Firenze. Avrebbe chiuso una passeggera di 16 anni nel pullman di cui era il conducente e poi l'avrebbe molestata iniziando ad abbracciarla e palpeggiarla. Nei guai è finito un uomo di 46 anni residente in provincia di Firenze con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale. L'episodio sarebbe avvenuto nei mesi scorsi su un pullman della Sita a Greve in Chianti. Il 46enne avrebbe precedenti per episodi analoghi. I bambini del condominio facevano rumore e lei ne ha picchiato uno con un bastone. Per questo una pensionata di 81 anni di San Vito è stata denunciata dalla squadra mobile di Lucca. Nei giorni scorsi la donna li aveva già rimproverati di fare troppo rumore giocando nel giardino condominiale e li aveva invitati ad andare a giocare sulla strada. La scena si è ripetuta nei giorni scorsi, ma stavolta l'anziana ha raggiunto un bimbo di 10 anni ed il suo fratellino di 6, rimproverandoli. I ragazzini si sono rifugiati nel sottoscala, ma qui la donna li ha aggrediti e dopo aver chiuso la porta per impedire loro di scappare ha colpito il bimbo di 7 anni con un manico di scopa. Una decina di discariche abusive sono state scoperte dai carabinieri di Livorno sul territorio provinciale a seguito di un'operazione di contrasto ai reati ambientali, 5 sul territorio di Colle Salvetti, 1 a Livorno, dove i militari hanno rinvenuto 16 carcasse di auto e 6 all'isola d'Elba.